l'incremento delle forze dispiegate in territorio alleato con il transito delle unità militari sotto la catena di comando e controllo del comandante supremo alleato in Europa e l'utilizzo di regole di ingaggio predisposte per un impegno immediato. Le forze italiane che prevediamo essere impegnate dalla NATO sono costituite da unità già schierate in zona di operazioni, circa 240 uomini attualmente schierati in Lettonia, insieme a forze navali e velivoli in Romania, ed altre che saranno attivate su richiesta del comando alleato. Per queste siamo pronti a contribuire con circa 1.400 uomini e donne dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e con ulteriori 2.000 militari disponibili. Le forze saranno impiegate nell'area di responsabilità della NATO e non c'è nessuna autorizzazione implicita dell'attraversamento dei confini.